Io penso che a parte qualche partita, noi adesso in questo momento, alle ultime partite, ci siamo, cioè il Teramo c'è. Poi dopo il risultato dipende da tante altre cose. Però io penso che il Teramo domenica ha fatto una partita, ha dovuto fare una partita difficile, cioè ha incontrato un avversario tosto, e però secondo me ha risposto presente il Teramo. Secondo me la partita di domenica ci ha dato risposte positive più che risposte negative, almeno per come l'abbiamo vista noi è così. Poi è normale che tutti vorrebbero vincere tutte le partite, anche noi lo vorremmo, però non sempre è possibile per noi, ma per tutti. Cioè, io non vedo un cammino così negativo del Teramo, anzi, io sono molto positivo e sono molto fiducioso. Io il Teramo lo vedo bello, lo vedo che sta bene. Domenica sicuramente. Noi avevamo due partite sulle gambe e loro non l'avevano, quindi secondo me, soprattutto inizialmente, loro sembravano un po' più brillanti, un po' più freschi, però voglio dire, era anche abbastanza normale, non è che è un demerito nostro, era il calendario aveva dato questa situazione, tra virgolette, di possibile vantaggio loro e di possibile svantaggio nostro, ma non è una lamentela, faceva parte del calendario, quindi la partita è stata anche difficile anche per questa cosa qua. Loro sono una squadra che fa dell'intensità anche una caratteristica importante e quindi a maggior ragione averli trovati sulla carta più freschi di noi può essere stata una cosa che ha aggiunto un livello di difficoltà per la nostra partita. Però appunto io penso che appunto per questo l'averla ripresa la partita di domenica per come si era messa secondo me è un segnale molto importante. Anche per come l'abbiamo ripresa, per la voglia che abbiamo fatto vedere di riprendere la partita, secondo me sono tutte cose positive che devono darci ancora più forza e consapevolezza che ci siamo e che possiamo giocarci da qua alla fine tutte le nostre carte senza nessun tipo di problema. Il feeling con gol non ne ho mai avuto tantissimo, però è sicuramente una cosa che anch'io posso aggiungere qualcosa alla squadra, nel senso che magari devo provarci anche di più, soprattutto devo magari, ci ho anche provato, devo magari azzeccarne un po' di più. È quello che dicevo prima, può essere anche quello un contributo che io e anche altri compagni possono dare, cioè aumentare la possibilità di far gol può anche voler dire tirare da fuori, vuol dire mettere un cross in più. Sicuramente è un'opzione che innanzitutto mi farebbe piacere, però poi sicuramente è una cosa che è un'opzione in più che la squadra avrebbe con me o con altri giocatori, sicuramente. Andrea, io ti chiedo invece se c'è una partita di quest'anno, non deve essere per forza una sconfitta, può essere magari anche un pareggio, che rigiocheresti se ne avessi la possibilità perché ti è rimasta, diciamo, un po' qui. A me il pareggio in casa qua con la Vibonese non mi è ancora, sinceramente, non sono 2 punti che secondo me quei 2 punti lì mancano nella nostra classifica, mancano sicuramente. Poi dopo altri magari punti, magari li hai presi qualche volta, sono stati tolti qualche altra volta, si sono bene o male bilanciati. Però secondo me quella partita lì, averla pareggiata è non dico un furto, però sicuramente quei 2 punti ci mancano nella nostra classifica.